Eccoci, 4, 3, 2, 1, avete sentito pure voi, eh? Questo è il countdown perché dovete sapere, noi prendiamo la linea dalla sede di Cosenza, quindi Giuseppe è lì, giusto per spiegare Giuseppe, perché uno magari all'esterno dice, ma gli ospiti, ma che è sta cosa, 4, 3, 2, no, è praticamente perché viaggiamo con qualche secondo di ritardo, il digitale terrestre, quindi arriva dopo, arriva prima, insomma, l'importante è arrivare. Noi siamo arrivati, siamo in diretta. Buonasera a tutti, benvenuti, benvenuti a tutti. Sono le 21 per e 08, giusto? Viaggiamo in perfetto orario. Non abbiamo l'alta velocità in Calabria, ma noi ci siamo, precisi e puntuali. Saluto gli ospiti della trasmissione. Questa sera insieme a me, niente poco di meno, ritorna dopo la gelata che ha preso nel mese di dicembre. Ci sta a Mi dicembre, pare. perché poveretto è capitato una sera, dice guarda io non ci vengo più in trasmissione, ho preso il raffreddore, lui pensava che era il Covid, poi addirittura si è trasformato anche in Covid, no? Quindi praticamente è stato male ed è l'avvocato Carmelo Ambrogio che saluto. Buonasera avvocato, Buonasera benvenuto. Fabio e grazie per avermi invitato Ma ti di sei fatto nuovo. più alto, perché mo ti taglia proprio la testa la telecamera, Sì, mi sa che sono più mi sa alto. che è diventato più alto, Siamo Allora, cresciuti. presentati, di quello che per chi non ti conosce puoi dire quello che vuoi, prego. Presentati da solo, perché è bello, uno dice Carmelo Ambrogio ha fatto che sarà il Ah. prossimo sindaco di Cosenza, non lo so quello che farai, però insomma presentati tu, vai. Una cosa Ma bella, vai. una cosa bella, niente. Io sono Carmelo Ambrogio e per chi non mi conosce sono un avvocato e oltre a fare l'avvocato insieme a mia moglie abbiamo un'agenzia di organizzazione eventi a Cosenza e siamo esclusivisti anche per la Regione Calabria del concorso di Miss Italia. E saluto tutti gli amici che ci seguono e ti passo di nuovo la palla. Ah, Continua, puoi. no, non so, sono timido Fabio, non è che. No, puoi parlare. Quando mai ti capita un'occasione del genere più nella vita? Potevi dire quello che volevi. Comunque, avete capito di chi stiamo parlando? Quindi di calcio non ne capisci niente. Va bene. Allora, anche perché mo di calcio non è che ne capisci che sto scherzando. Mister Franco Florio, buonasera, mister, benvenuto. Buonasera, buonasera Come Fabio, buonasera a stai? tutti. Bene, bene, grazie. Lo possiamo dire che per poco prima della diretta ha detto, sai i capelli di Franco Florio? Io, lui, La chioma, no? I a capelli, la chioma, chioma. Come stai, Franco? Tutto bene Fabio, diciamo che io sto bene, la squadra sta facendo molta fatica ed è un grande problema in questo momento. Lo so, Dobbiamo però. parlare di calcio, dobbiamo parlare del Cosenza e Piano piano sicuramente questa squadra, a prescindere poi di tutto quello che ci sarà, perché c'è stata una lettera dell'associazione Cosenza nel cuore, più tardi abbiamo in diretta un componente del direttivo che è l'avvocato Stefano Ricci, poi abbiamo Mister Roselli più tardi che interviene, lo salutiamo, si è salvato con la Vibonese, abbiamo Alberto Urban, abbiamo Antonio Claus, insomma tanti amici che intervengono, però poi abbiamo anche il nostro Salvatore Miceli che ci segue da Amantea. Però, visto che parla di Amantea, io mi trasferisco anche ad Amantea perché lui, pensate, è il direttore sportivo della Pirossigeno Calcio 5, quindi stiamo parlando della squadra cosentina che si appresterà il prossimo 8 maggio a disputare i playoff del campionato di A2. Quindi è Rocco Bossio. Rocco, ciao, buonasera. Ma ad Amantea tutti. buonasera Fabio, buonasera agli ospiti. Ma ad Buonasera. Amantea, scusami, si chiamano tutti Rocco naturalmente, no? Sono tanti Sì. Rocco. Io ho un caro tifoso, un grande amico che era è Rocco Munno, no? È vero? Grande tifoso del Cosenza Rocco Munno, ma penso che da Mantea ci sono tanti tifosi del Cosenza. Abbiamo anche Salvatore Miceli, poi lo sentiamo più tardi. Rocco, allora, complimenti a tutti voi. Io l'ho fatto anche al presidente, ai presidenti, insomma, sia a Piro, ad Eugenio che a Pino Fuoco. Insomma, voglio dire, avete fatto una cavalcata entusiasmante. Sì, assolutamente, è stato un campionato straordinario. È una squadra, è inutile ripeterlo Fabio, ogni volta che andiamo in trasmissione, fatta con altri obiettivi, però abbiamo raggiunto il terzo posto. Sei emozionato un po', ti vedo, No. ti trema la voce. Comunque questa diciamo, è una grande soddisfazione perché lo dico, quando le cose si fanno con grande professionalità,
lo dobbiamo dire, insomma, è stato un investimento, non dico eccessivo, ma giusto, come abbiamo detto più volte, perché poi non è che è detto che prendi i giocatori buoni o i calcettisti buoni e vinci i campionati, quindi voi siete andati con i piedi di piombo, avete un allenatore bravissimo che anche lui è cosentino, poi che è Leo Tuoto, che salutiamo. E insomma è tutta una componente, questo vi va dato atto. Come funzionano i playoff? Adesso avete il Regalbuto, se non mi sbaglio, l'8 maggio. Regalbuto in casa, sì, l'8 maggio giochiamo. C'è un'altra squadra calabrese, non mi sbaglio, è il Polistena che... Polistena che giocherà contro il Bernalda. Sì, e poi naturalmente chi vincerà si continuerà poi man mano, non lo so. Quanto durano sti playoff? Allora, queste sono le semifinali del girone D. Quindi noi con il Regalbo del Polistena col Bernardo, poi ci sarà la finale, sempre gare uniche, gare secche. La vincente del girone affronterà gli altri gironi con andata e ritorno, quindi ci vorrà quasi fine giugno. Fine giugno, allora, ma dico, quindi voi non potete ancora non partecipa nessuno, i palazzetti sono chiusi. Perché magari ci fosse stato anche il pubblico, era un'altra cosa, no? Anche voi avete giocato senza pubblico quest'anno. Che vogliamo dire ai ragazzi, che vogliamo dire agli amici che seguono la trasmissione, al Lupo al Lupo, e se vuoi fare un saluto particolare, vuoi dirci qualcosa di qualche novità che avete in programma? Allora, no, vabbè, noi già da tempo stiamo programmando la prossima stagione, perché... Come detto bene prima, abbiamo un'azienda dietro che li apre ossigeno, che ha portato in questa società tantissima serietà e precisione, e nonché abbiamo un presidente fuoco che per l'organizzazione è il top. Infatti abbiamo avuto tantissimi riconoscimenti per questo da tutta Italia. Poi ci tengo in particolar modo a salutare tutto lo staff tecnico, perché dietro a Mister Tuoto, che non ci sono parole per lui, che lo conosciamo bene, però dietro a lui c'è Mister Cariello che fa un grande lavoro, c'è il preparatore dei sensi, abbiamo anche il preparatore dei portieri Zamirton, quindi voglio fare anche a loro un grandissimo elogio, perché da dietro lavorano molto bene, i risultati sono... Va bene, Rocco, ti sei bloccato, date via un po' la connessione. Dicevo, voi date, ecco, questo ogni squadra che arriva, poi date la targa qui, questa diciamo targa che dà Pino Fuoco, se l'ha inventata lui, dice noi diamo, ecco, questo premio, diciamo, alle squadre che vengono qui a Cosenza, ed è veramente bello, fatto in ceramica, in oro zecchino. Vabbè. Ciao, un abbraccio, vuoi salutare qualcuno? Prego, Rocco. No, ripeto, non so se è oro, questo è oro. Sentito, Fabio. Come ho detto, questa è la targa che Pino ha realizzato. Che date, sì, la targa che diamo alle io squadre. Ce l'ho qua, ce l'ho anch'io. Non so se ti ho sentito prima, Fabio. Vabbè, non ti preoccupare, l'importante è che l'abbiamo detto. Dai, stai tranquillo, Rocco. No, volevo salutare e ringraziare lo staff tecnico. Non so se si è sentito, mi sono bloccato. L'hai detto tutti, ti manca qualcuno, un magazziniere, però stai tranquillo che non si arrabbierà. Perfetto. Non lo so, sembra che hai salutato tutti, poi non lo so. Anche per loro. Poi faremo una puntata speciale con la pirossigeno, va bene? Pensate, perfetto, speriamo, grazie, che Fabio. Riuscite a vincere il campionato. Un abbraccio grande, Rocco, un abbraccio, ciao. Ringraziamo, grazie, Rocco, ciao, Bosso, il direttore sportivo della Pirossigeno Calcio 5 Città di Cosenza. Che belli risultati. Bello, ma poi nel calcio, come anche in altri sport, è importante programmare. Sì. Quando uno programma, poi si ottengono questi. Programmare. Che significa? E nel calcio, come in altri sport, c'è bisogno di programmazione. Ci programmazione. È vero, sì, è fondamentale la programmazione. È vero, non lo so, è fondamentale. Perché avete detto questa cosa? No, perché ci sono queste belle realtà, per fare un elogio alla pirossigeno. No, non è che era riferito al Cosenza, che voi siete capito. No, io assolutamente. Il gatto e la volpe non è che... Assolutamente. Non ci ha parlato questo fatto qua della programmazione, no. No, io dico che, ritornando al Cosenza, è chiaro che... nel calcio, soprattutto in quello professionistico, la programmazione dovrebbe essere alla base. È chiaro, il Cosenza quest'anno rispetto allo scorso anno, Fabio, probabilmente è arrivato più stanco. Io vedo che è una squadra che non molla, però i secondi tempi sono più di sofferenza, quindi
Quest'anno in questo momento si è creata una situazione di classifica un po' particolare perché siamo a 5 punti dalla quintultima, quindi siamo a rischio che non si facciano addirittura i play-out e quindi ci auguriamo che queste ultime quattro Certo. partite si possa fare bottino pieno. Ma c'è qualcuno in linea? Mi sento un pronto, in sottofono pronto. Pronto, chi è? Sono Franco Chiarello, buonasera. Buonasera, Franco, prego. Poi Fabio, è inutile girarci intorno. Questo presidente, come imprenditore, come presidente, secondo me ha fallito perché ha deluso le aspettative dei tifosi. Io lo sto dicendo da una vita. Cosenza è pronta per andare in Serie A. Se questo Con signore sa chi? programmare la Serie A, noi ce la meritiamo. È inutile che dopo 30 anni viene e dice sono pronto a parlare con i tifosi. Lui deve fare i fatti, deve mettere i soldini, perché Cosenza ha un bacino d'utenza di 40.000 spettatori a partita. Lo so. Va bene, hai detto la tua anche tu. Ha sbagliato proprio la formazione. Noi ci siamo indeboliti a gennaio. Va bene. Questo è inutile che giriamo indietro. Se lui vuole portarci in Serie A, ci porta in Serie A. Se non lo sto dicendo da una vita, consegna le chiavi ad Occhiuto e ripartiamo da dove siamo partiti. A chi deve consegnare le chiavi? A Occhiuzzi? Ad Occhiuto. Ah, Siccome Occhiuzzi. lui deve dire, voi volete andare in Serie A, io non è che non ho la possibilità economica di portarvici. Io non. Ad Occhiuto, alla società. Va bene. Glielo diremo, però Franco, io devo chiedere una cosa. Io più volte ho avuto modo di parlarci, ho avuto anche ultimamente diciamo, uno scontro tranquillo con il presidente, perché dice, magari io alzavo i tifosi, ma non No, era così. perché tu dici Allora il punto è questo, ma la verità non è libera a Cosenza, Fabio. io sono un altro parere. Io questa sera vorrei fare una trasmissione tutta diversa, perché poi man mano lo dirò. Perché non è possibile, oggi aspettiamo una partita importante sabato, no? E poi più tardi voglio sentire anche questi amici di Cosenza nel cuore, no? L'associazione. Ma è il caso di sparare a zero in questo momento su questa società, sulla Allora squadra, quando li su facciamo le critiche, Occhiuzzi? No, Fabio? però Ora voglio non è tempo, dire, domani non allora è l'abbiamo tempo, detto, oggi non è tempo e i tifosi piangono. però ricordati, questo voglio ricordare, che Ci anche sarà quando un abbiamo tempo che fatto la dobbiamo Serie B mettere a con. confronto la Sì, società, ma Fabio. siccome a Cosenza, io ho detto che molto a Cosenza è città di chiacchiere, no? Tutte queste parole che fanno, lenticchie, chiacchiere, capito? Quindi con questo voglio dire che dove sono tutti questi imprenditori cosentini che sono scesi in campo in questi ultimi anni oppure sono avvicinati? Io non ne conosco, abbiamo sempre queste cordate, queste cose, Guarasci, vabbè, se ne va Guarasci, è fallito, non fallisce, non mi interessa. Il problema è un altro. Chi è questo che scende in campo e investe nel Cosenza Calcio? Dice, ma ce ne sono, ma quanti? Dove sono? Ma vi ricordate quando tanti amici, colleghi correvano alla procura di Cosenza con i libri in mano dei bilanci del Cosenza Calcio, li mostravano in TV la sera? Voi non dite niente, Pagliuso, l'elicotteri, i cosi, i Sharp, dopo 13 anni di Serie B andavano 500 persone allo stadio, lo mandavano a fanculo ogni domenica. E dove erano questi? Cioè, voglio dire, e dopo Pagliuso ha detto da queste trasmissioni, quando andrò via io, vedete tu Zumpano, ci andate a vedere Zumpano, ma no, tutti gli amici di Zumpano li salutiamo, però è stato così. Abbiamo giocato a Fincantieri Palermo, abbiamo giocato dappertutto e alla fine questa squadra poi dov'è? È arrivata la politica e abbiamo visto come è andata a finire, no? Un titolo Luca Castrovilla, Righiero, Chirata, Florenzi, ecco. Cioè è inutile che ritorniamo indietro. Allora, Guarascio c'è, non ci piace, va via la società. Io mi auguro che Cosenza, sabato anche Occhiuzzi, io sono stato uno dei fautori, ho detto più volte, anche Franco lo sa. E siamo con Roberto Chiuzzi, perché a prescindere poi si è fatto bene. Vedete che Urban ha detto una cosa importante la scorsa settimana. Il Cosenza, Franco, se non mi sbaglio, nel girone d'andata ha fatto un campionato, cioè se l'è giocata con tutti alla pari, poi non abbiamo segnato. Ripeto, e sono d'accordo con quello che dicevi Franco prima, no? Che forse a gennaio abbiamo fallito gli acquisti. Questo è il mio pensiero, ripeto. Poi ricordiamo che adesso manca
Petrucci, mancherà Crecco, mancherà Gerbo. Gerbo, ci voglio dire, c'è Udone. E quindi allora cerchiamo di stare vicino a questi ragazzi, ci auguriamo che veramente riusciranno a portare a casa questa salvezza anche quest'anno. Franco, che vuoi dire? Che vogliamo dire, Fabio? Che dobbiamo dire? Ci mancano 4 partite. Dobbiamo essere tutti concentrati su un unico obiettivo e cercare di giocare partita dopo partita con il massimo impegno. Ognuno di noi chiaramente ha in mente un solo obiettivo, quello della salvezza. E come dicevi tu, in questo momento non è il caso di scagliarsi contro nessuno. Io sinceramente sono venuto stasera perché più volte mi aveva Sì, invitato, ho certo. detto no, preferirei non venire, ma questa sera sono venuto, non vorrei, io ho sempre, da un certo punto di vista, tu lo sai, io sono venuto qua e ho difeso sempre l'allenatore perché credo che abbia fatto un buon lavoro. È chiaro che in questo momento è il capro espiatorio perché per tanti motivi. Alla fine parlavamo di programmazione, parlavamo di passione, parlavamo di tante cose. Molte cose sono venute a mancare da questo punto di vista. Sapevamo che la squadra è una squadra che deve lottare fino all'ultima giornata per raggiungere il risultato, per come è stata costruita. Perché è una squadra che ha un organico che deve lottare per la salvezza. Non è tutto compromesso, abbiamo ancora il tempo per riuscire a centrare un play-out, giocarci la partita, giocarci i play-out e vedere di riuscire a salvarsi. Poi ognuno di noi si augura magari anche una salvezza diretta, cioè la salvezza diretta in questo momento credo che sia Un po' difficile. Utopistico. utopistica, sì, è utopistica la salvezza diretta, quindi non parliamo di salvezza diretta. Io non vorrei parlare di squadra, di allenatore, di società, Però di. tutto questo intorno, questo fatto se ne deve andare, queste contestazioni pesanti, come li vedi Il questo? discorso è che, come hai detto tu, sì, questo presidente c'è da 10 anni, ha centrato tanti risultati, bisogna riconoscergli dei meriti perché è riuscito a centrare dei risultati. Eravamo in Serie D, siamo in Serie B. È chiaro che la piazza vuole qualcosa di più. Vorrebbe annate tranquille senza questo patema d'amio, perché tutti noi con questa grande passione per il Cosenza, vedendo il Cosenza soffrire in questo modo, tutti noi soffriamo. Certo. È difficile vivere delle annate calcistiche come questa. E in questo momento di tragedia generale, perché oltre il calcio sta vivendo un momento difficile. La società ancora di più per le motivazioni che tutti sappiamo. Quindi è chiaro che in questo momento abbiamo un presidente, è difficile trovare un altro imprenditore che possa essere interessato a rilevare una squadra di Serie B. Lo dicevi benissimo tu, in tutti questi anni tante persone dicono sì, ci sono state delle voci, ci sono magari delle chiacchiere, Sì. poi non si concretizzano mai. È chiaro che dopo 10 anni tutti noi ci saremmo aspettati un Cosenza assemblato in una maniera diversa, per lottare per Obiettivi. altri obiettivi, però in questo momento qua dobbiamo fare tutti quanti assieme, Quadrato. gruppo, sì, quadrato, cercare di riuscire a portare a casa un risultato che in questo momento è sicuramente difficilissimo. Però se non ci uniamo tutti quanti e ognuno Si rema tutti comincia, dalla sì. stessa Se parte. non remiamo tutti insieme dalla stessa parte, sarà difficile raggiungere il risultato. Non Poi guarda, possiamo io sparare a bravo. zero sui giocatori, sull'allenatore, sul presidente, sul direttore sportivo. In questo momento è facilissimo farlo. Sì, È sono d'accordo con facilissimo. te. La cosa difficile in questo momento è stare uniti. E dobbiamo stare uniti. Poi, a fine campionato, tutti quanti speriamo di ottenere il risultato e tutti quanti saremo Anche strafelici. perché questa Serie Non B do. è un patrimonio per la Sì, è città un di Cosenza, patrimonio incredibile per naturalmente. questa città. Mantenere la Serie B, in termini di posti di lavoro, Sì. Di di tutto, giro economico che porta l'indotto. la Serie B, per tutti gli addetti ai lavori, è un qualcosa di troppo importante per tutta la provincia, pure come riconoscimento per la nostra Certo. città, perché quando hai una squadra in Serie B, poi a livello nazionale hai un peso anche differente. Sembrano tutte parole che.
potremmo stare qui ore a parlare di questo argomento qua, sembrano parole vuote, non lo sono, perché la Serie B è un patrimonio non solo calcistico, è un patrimonio da tantissimi altri punti di vista. Ti volevo solo aggiungere una noi cosa. Noi abbiamo Klaus di Cosenza Channel che ci darà delle ultime notizie, un allenatore nuovo che sta arrivando solo, a solo Tarsia, prego. Per mettere un po' di carne al fuoco, avrei voluto pure io intervenire, ma poi l'ha fatto benissimo Franco sul discorso della riconoscenza o meno. Probabilmente quest'anno, e la lancio a voi per la discussione, è mancato anche l'apporto dei nostri tifosi. Ah, quello senza dubbio. Perché secondo me quello l'anno scorso, sia in casa che fuori casa, ha fatto la differenza. Sì, sono d'accordo con te. Quindi secondo me anche quello. Klaus, chi sarà il prossimo allenatore del Cosenza? Oppure se Novellino ha detto qualcosa, che mi dici? Come mai... Qua dalla sera alla mattina escono un sacco di notizie, sti siti, sti cose. Che vogliamo dire? Claudio? Non è riferito a te, in generale voglio dire, perché so che voi siete. Guarda se mi chiama Matteo Legittimo, stesso, lui è Legittimo, sono uguali. E tu sta copiando, guarda, barba uguale. Prego Clausi, allora, come stai innanzitutto? Buonasera Fabio, abbraccio ai tuoi ospiti innanzitutto. Ciao, buonasera Antonio. Come va Antonio? E allora io. Tutto bene? Io ho letto anche, l'avete anche diciamo riportata voi, questa della Cosenza nel cuore, no? Questa lettera forte nei confronti del Presidente. È l'ennesima presa di posizione da parte di un'ulteriore, come dire, anima della tifoseria che manifesta il proprio dissenso nei confronti dell'operato del Presidente Guarascio. E da più campane, e tutte quante chiaramente... che sono nell'alveo del pubblico di Fede Rosso-Blu, si stanno levando sempre maggiormente delle voci di insoddisfazione. E di questo io credo che il Presidente dovrebbe prenderne atto per fare sicuramente un esame di coscienza e come dire, sintonizzarsi sulla stessa lunghezza d'onda dei suoi fan. E credo che questo sia... come dire, il viatico migliore per un comune proseguo nel futuro. Ecco, allora, cioè, Antonio, senti, ti volevo dire, mi puoi attendere un minuto perché ho la pubblicità delle 21.30, che il nostro Giuseppe ci manda i segnali di fumo da Cutura e quindi praticamente mi devo fermare, anche perché poi ti volevo chiedere di Gerbo e anche di Petrucci, fra poco anche di Bacoco. Allora, linea a te Giuseppe, un minuto, ritorniamo sempre con Lupa Lupa, fra poco. Ci siamo, eccoci qua, ritorniamo in diretta mentre mi danno la conferma del vantaggio della Lazio sul Milan per una rete a zero. Correa ha segnato per la Lazio al secondo minuto. Allora Antonio, mi dai qualche notizia sull'infermeria, oppure sai qualche cosa di sabato come stanno preparando i ragazzi, il mister, prego. Ci sono queste defezioni che il Cosenza si porta dietro da un po' di tempo. Chi dovrebbe recuperare Gerbo? Il Cosenza vorrebbe addirittura mandarlo in campo dal primo minuto contro il Pescara. Il discorso è molto semplice: se lo staff medico darà l'ok, è probabile che Occhiuzzi lo getti nella mischia nell'immediato. L'impressione è che comunque almeno per la panchina dovrebbe farcela. Petrucci e Bakoku invece sono ancora fermi ai box e se ne riparlerà nelle prossime gare, si spera prima della fase play-out che dovrebbe vedere protagonista anche il Cosenza. Paolo. Sì, certo, quindi questo è il momento, la cosa. C'era Carmelo, ti voleva chiedere qualcosa. Prego Carmelo, puoi fare una domanda al Legittimo, puoi chiedere quello che vuoi. Al Legittimo? Sì, come si trova, cos'è? Volevo capire un po' psicologicamente come rispondono i calciatori. È una bella domanda, perché siccome il Cosenza si allena in un bunker sostanzialmente, una sorta di carcere blindatissimo per pochi indiscreti, giornalisti e tifosi, a questa domanda non so risponderti, dato che ormai è più di un anno che non riusciamo ad assistere, chiaramente causa Covid, agli allenamenti e quindi a captare con mano l'umore della truppa e soprattutto come Occhiuzzi lavora durante la settimana. E è una parte del nostro lavoro che a me personalmente manca molto, però è chiaramente questioni di impellenza maggiore non possono che assolutamente far comportare così il Cosenza, ecco.
Senti, Klausi, ti volevo chiedere un'altra cosa. Infatti, sai, i messaggi, io prima ho detto questo fatto degli imprenditori cosentini. Questo signore scrive: sì. Ciao Fabio, il presidente Gualascio è l'unico che può mantenere il Cosenza Calcio in questo momento difficilissimo. Perché poi, più che altro è vero, ci siamo dimenticati che siamo in piena pandemia, non ci sono tifosi allo stadio, non c'è business in tutti i settori, anche con sponsor e quant'altro. Quindi voglio dire, mantenere una squadra così. Klaus, ma che fa oi Klaus? Che ti vediamo, sei in diretta, questo codice, che fai? Le leggi i messaggi, guarda là, non è possibile. Questo è il bello della diretta, ragazzi. Ci fosse un applauso per Klaus, guarda Klaus, lei i messaggi. Che stavi leggendo? Chi ti ha scritto? Chi ti ha scritto? Ti ha inviato un messaggio a qualcuno, dovevi dire qualcosa e non la dici più, va bene, ti hanno censurato, va bene. No, c'era il nome del nuovo allenatore. Infatti, ma non era a Tarsia, perché quando arriva un allenatore, questa Cosenza poi è una cosa bellissima, no? Perché arriva uno per sentito dire abbiamo preso a questa, abbiamo preso a quell'altro, quindi poi non sa niente nessuno, l'allenatore nemmeno lo sapeva, c'è capito, quindi ognuno scrive quello che vuole. Va bene, Klaus, se vuoi salutare qualcuno lo puoi fare, prego. Tutti i tuoi telespettatori, un abbraccio a tutti. Grazie, ti saluto anche Franco Florio. Ciao Anto. Ciao Franco. E buon proseguimento di serata agli amici di Cosenza Channel. Abbiamo una telefonata, sentiamo che abbiamo in diretta. Pronto? Pronto, buonasera, sono Marco. Prego Marco, da dove chiami Marco? Da Cosenza. Prego, cosa vuoi dire? Niente, allora io volevo fare semplicemente un appello a tutti i tifosi, perché insomma è un momento difficile, però ancora non siamo retrocessi come tanta gente dice, insomma. Penso che sia un momento molto delicato, che è il momento proprio dove si vedono i veri tifosi, cercare di stare semplicemente uniti con la squadra, non è il momento di fare critiche, di pensare alla società, gli errori ci sono stati, lo sappiamo tutti, ma adesso vogliamo vedere semplicemente quattro partite che, insomma, che i giocatori diano l'anima in campo e facciano il possibile per regalarci questo ennesimo miracolo calcistico. Poi i conti si fanno alla fine, le presidenze, gli allenatori, a noi questo non importa, ci vogliamo vedere 11 lupi in campo, 11 leoni, 11 nodo, chiamiamoli come vogliamo, ma vogliamo vedere gente che entra in campo con la voglia di giocare, di sudarsi la maglia, veramente dobbiamo essere orgogliosi di loro, e poi si tireranno le somme alla fine, le critiche o gli elogi si faranno a fine campionato. Solo questo volevo dire. Va bene, sei stato rapido, veloce, grazie per la tua telefonata. Allora Franco, è quello che grazie. In realtà... Prego. Che vuoi dire a questo tifoso? Niente, sono d'accordo con quello che ha detto. Dobbiamo stringerci intorno alla squadra e cercare di remare tutti alla stessa parte, come ho già detto prima. Certo. Allora, da qui a poco dovremmo avere in collegamento Salvatore Miceli, che abbiamo in linea. Pronto? Ha preso la linea. Il signore, come ti chiami? Pronto? Sì, prego. Sì, mi chiamo Vito. Prego, Vito. Vito, prego. Mi chiamo Vito. Sì, Fabio, l'abbiamo... ciao. L'abbiamo capito. Vito 2, Fabio, ciao, come stai? Ah, Vito, perché c'è Vito 1, allora, la vendetta, Vito 2. Volevo dare un consiglio. Sì. Volevo diciamo, dare un... Un consiglio, va. A parole tue, Vito, non ci sono problemi. O un coniglio o un consiglio. Secondo me forse un coniglio è la cacciatore. Io, ecco, anche se io non sono un allenatore o un direttore sportivo, sì, sì. Un consiglio di natura tecnica all'allenatore Occhiuzzi. Sì. Di questo tipo, siccome il problema del Cosenza Calcio in questo momento è l'impossibilità di fare gol, non riesce a fare gol il Cosenza Calcio, diciamo, è la lacuna più evidente. Sì. E che consiglio vuoi dare? Cosa gli vuoi dire? Allora, la proposta che vorrei fare, senza assurgere a tecnico ad allenatore, è quella: può provare Occhiuzzi, per aumentare la penetratività della squadra, schierare contemporaneamente Tremolada e Balulì più a ridosso di Gliozzi, più
a ridosso del limite dell'area in modo da sfruttare la loro velocità, la loro rapidità e il loro tiro, potremmo avere più probabilità di andare gol e vincere qualche partita. Io solo questo volevo dire, per fare una proposta concreta. Bando alle critiche, al momento sappiamo quali sono i motivi per i quali il Cosenza è arrivato a questo punto, è inutile ribadirlo ancora. Fare proposte concrete che chissà, per non avere scrupoli, chissà Occhiuzzi potrebbe trarre qualche spunto, senza naturalmente voler essere presuntuoso. È una cosa che mi esce dal cuore, la volevo dire per non avere scrupoli. Ho capito. Va bene, sei stato gentilissimo, grazie per il tuo contributo, per il tuo consiglio che hai dato a Roberto Chiuzzi. Buonasera a tutti, ciao Fabio e buona serata. Grazie, grazie a te, Vito 1 La Vendetta. Allora, questo è il 2, vabbè, questo è Vito 2 La Vendetta, e sono tutti, ci sono Vito 1, Vito 2, Vito 3, cioè, li salutiamo tutti i Vito. Allora, Franco. Non è facile, perché poi vedi chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, chi la vuole Chiuzzi, quello che la... Cioè, in questo momento forse bisogna lasciare tranquillo l'ambiente e concentrarsi su questa partita contro il Pescara, perché passa tutto da lì, insomma, secondo me. Sì, questa è una partita fondamentale. È chiaro che bisogna fare risultato a tutti i costi. Bisogna vincerla a tutti i costi. Sì. L'allenatore vede i giocatori tutta la settimana, valuta e poi fa le sue scelte. Chiaro, ognuno di noi vede una formazione particolare, può vedere le cose che guardando le partite, ma poi realmente durante la settimana è che si capisce quali giocatori sono più in forma, chi può giocare, chi no. Chiaramente l'allenatore ha una sua idea e sta portando avanti la sua idea, quindi speriamo che la formazione della prossima partita ci possa portare alla vittoria. E noi ce l'auguriamo. Carmelo, abbiamo salutato Massimino Viola che ti sta seguendo, Massimo, perché Massimo, mi mandi i messaggi, salutatemi. Salutiamo Massimo Viola. Salutatemi, fatemi la cortesia, il Limonaro che pure è un altro che ci segue, tutti questi nomi strani, che pure bambini, saluto un po' tutti, dai. Anche questa, la televisione anche questa, anche no? Questo, perché certo. Quando sei in diretta certo. Devi... Allora, stavi dicendo, prego, volevi dire qualcosa perché c'ho il collegamento con... No, stavo dicendo che io mi fido del mister Occhiuzzi perché comunque secondo me lui è un predestinato sì. E non è facile, come diceva Franco, anche saper scegliere, anche lui è, diciamo, è il primo campionato poi che inizia, perché lo scorso anno è riuscito nel miracolo, ma in corso quest'anno certo. È anche il suo primo campionato, quindi anche il mister magari ha fatto qualche errore, però ritengo che lui abbia le capacità di poterci risollevare, di poter toccare quelle corde nei suoi giocatori. Vabbè, consideriamo che Occhiuzzi l'esperienza l'ha iniziata lo scorso anno, appunto, no? Questo voglio dire, quindi, è ovvio che può anche sbagliare, l'allenatore qualche errore lo commettiamo tutti, certo. Io avevo contestato gli acquisti, diciamo, ma non per i calciatori che poi saranno sicuramente alla fine serviranno alla causa del Cosenza, alla salvezza, Bacoco, anche Trotto, noi discutiamo i giocatori. Certo. Qualcuno, e io ho detto che forse c'era bisogno di giocatori che erano pronti, già a gennaio per giocare. Però detto questo, sentite qua, allora c'è una telefonata, però poi abbiamo l'avvocato Stefano Ricci, perché difendiamo la nostra città fuori i mercanti dal tempio. Inizia così una lettera aperta alla città da parte dell'associazione Cosenza nel cuore, che porta sul banco degli imputati niente poco di meno che il presidente Eugenio Guarascio. Quindi sono tante le cose, un attacco proprio diretto anche in vita alla tifoseria. Però lo vedo in bassa frequenza, c'è l'avvocato Stefano Ricci che è nel direttivo dell'associazione, insieme all'avvocato Antonello Aprile che non è insieme a noi, però... Allora, avvocato, buonasera e benvenuto ad Al Lupo. Buonasera. Buonasera, grazie. Grazie dell'invito. Spero che mi ascoltiate bene. Sì, ti ascoltiamo benissimo. L'unica cosa che, avvocato, un attimo di pazienza perché c'è una telefonata in diretta anche sulla linea fissa e quindi facciamo la telefonata e poi ti do la parola. Chi abbiamo in linea? Pronto? Grazie. Sì, pronto. Prego. Ciao Antonio da Senigallia. Antonio da Senigallia, buonasera e benvenuto Antonio, ormai mi trovi adesso, hai visto? Con lo streaming mi trovi dappertutto, in tutto il mondo siamo cutten. Cosa vuoi dire Antonio? Prego. Vabbè, voglio dire che
questa iniziativa finalmente di Cosenza nel Fur, perché così doveva agire, si doveva agire prima contro Guarascio. È vero che a volte si dice se non c'è Guarascio non c'è nessuno, però a me mi pare, e dico, poi ti scrivo e dopo vediamo, che ci sia stato qualcuno in un recente passato che voleva rientrare nella società. Andò, senti, parla più vicino al telefono perché sennò ti sento lontano, avvicinati al telefono. Però tutti questi che dici che ci sono state solo chiacchiere, capito? Lascia perdere che poi andavano questi, no, capito? Lascia, senta a me che te lo dico io. Non so se ora c'è una trattativa in corso, speriamo di sì, però tutti gli altri, quando dice che vogliono acquistare Cosenza, un pigliano niente, Andò, senta a Fabio, fanno solo chiacchiere, sentite a me. Poi ripeto, mi auguro che ci sia qualche imprenditore, ma cosentino non sicuro, questo te lo posso assicurare. Anto, guarda, ti sento male. Comunque il tuo pensiero è stato chiaro, quindi tu sei a favore di questa lettera che è stata scritta da Cosenza nel Cuore, va bene? Anto, ci vuole un telefono diverso, perché questo che hai proprio piglia a tratti e non ti sentiamo. Grazie comunque per la telefonata, Antonio, un abbraccio grande. Antonio da Senigallia ci segue da 1905, anche Antonio. Allora, abbiamo l'avvocato. Allora, avvocato, qualcuno è d'accordo, altri no. Io, per dirla tutta, non sono d'accordo, perché in questo momento, secondo me, bisognava stare tranquilli, è inutile che poi a fine campionato si vedeva quello che succede. È una lettera forte. Perché avete definito il presidente così? C'è un motivo particolare? Allora, Fabio, allora, anzitutto un saluto a te, ai tuoi ospiti in trasmissione, a tutti gli spettatori. Grazie per l'ospitalità che dai a Cosenza del Cuore, che è un'associazione che ormai da diversi anni sulla piazza cosentina, che si distingue un po' dalla tifoseria organizzata, perché sappiamo bene che noi siamo un supporter trust, quindi siamo un'associazione con una finalità ben precisa. Andiamo subito nel merito della vicenda, no? Di questa lettera. Sì. Io volevo salutare anche Antonio Clausi, che ci ha lasciato prima, perché ha rilanciato con forza attraverso le righe di Cosenza Channel, ma non solo lui, anche altre testate giornalistiche online della città hanno rilanciato con forza questa nostra lettera. Fabio, tu hai parlato di imputato, non c'è un processo, non è un processo. Noi non siamo per i processi sommari, i processi sui social, che tanti amano fare. Il nostro è un appello che giunge in un momento che può sembrare inopportuno, ma che non è mai inopportuno, perché è un appello alla società, alla città, e indirettamente o direttamente, come vuoi, anche alla società e al suo presidente che la rappresenta e che tiene le fila da lustri ormai, con alterne fortune, perché qualche giorno fa abbiamo festeggiato la ricorrenza della Coppa Italia di Serie C, no? Che è l'unico trofeo nazionale che abbiamo in Calabria, che va sicuramente ascritto al merito di questa dirigenza, di questa società e di tutte le sue componenti. Ma l'appello che facciamo a tutte le forze della tifoseria organizzata, a tutte le componenti, e ripeto, al patron della società, è quello di un segnale. Allora, noi riteniamo, come Associazione Cosenza nel Cuore, che è finito il tempo dei traccheggiamenti, è finito il tempo delle mezze parole, dei proclami, del voler alzare l'asticella, del voler fare i piccoli passi. Noi abbiamo bisogno di concretezza, abbiamo bisogno di segnali forti. Noi assistiamo in questo momento alle nostre competitor Ascoli Pescara con dei presidenti che danno dei segnali forti, Pulcinelli, Sebastiani, sono tutti presidenti che si stanno facendo sentire molto. Allora, Fabio, noi non abbiamo più bisogno di ignavia, noi abbiamo bisogno di segnali forti, anche attraverso premi partita, premi salvezza. Noi dobbiamo guardarci in faccia. Il mercato di gennaio, che solitamente è un mercato di riparazione, che ha dato buoni frutti l'anno scorso, perché è inutile dirlo, noi ci siamo salvati finendo sulle colonne della BBC, sì, non soltanto. Avvocato, io sono d'accordo con quello che stai dicendo, i segnali l'ho detto anch'io, io ho fatto una provocazione, lo scoprima 4-5 puntate fa,
Ti ho detto che non riproponevo al lupo al lupo se il prossimo anno ci presentiamo con 8, 10, 15 un ritiro. È un segnale importante anche quello, era quello il mio grido d'allarme. Però io sto dicendo oggi era il caso di invitare la tifoseria a scendere in campo, perché poi sappiamo bene, c'è, la situazione è drammatica, senza ombra di dubbio. Io penso che anche loro, nessuno ci sta dei ragazzi a retrocedere, no? Quindi a prescindere dal primo partito Sono o meno. professionisti, No, cioè, a prescindere dal chiaro. primo partita, che secondo me non è quello il primo partita. Qua è questione di svoltare pagina. Guarda, io ho visto tante partite, no? Allora, un girone di andata discreto, quasi buono, poi sono mancati i I gol, i risultati sono mancati, risultati. non il gioco, Però certo. in questo girone di ritorno ho visto un calo, ma proprio non c'è la determinazione da parte loro in campo, non c'è cattiveria, non c'è rabbia. Appunto, No, no, noi abbiamo questo, ma io poi a bisogno, sto punto insomma, penso che un di una presidente. società più presente, Sì, di una ma. società che se vuole tenere le redini forti Sì. deve dare un segnale forte. Allora, se questa società invece non intende occuparsi a tempo pieno di tutta la cosa, perché comunque è chiaro che vanno in campo i calciatori, il mister è stato messo in discussione, adesso è tornato, ha avuto una settimana in più di lavoro e sono convinto che da bravo motivatore saprà anche agire sulle menti dei suoi calciatori in vista di un incontro fondamentale, quello di sabato col Pescara, che è un incontro da spareggio vero e proprio, uno spareggio anticipato. Però il nostro caro presidente deve dirci che intenzioni ha. Se lui veramente tiene a questa squadra, deve dare davvero una forza, deve scendere in campo anche lui. Altrimenti che faccio una dichiarazione pubblica dicendo io questa società non ho più voglia di tenerla, non ho la forza, mi mancano alcuni elementi, mi manca il sostegno del pubblico a causa Covid, la metto in vendita, fatevi Sì. sotto, però ce lo deve dire pubblicamente, perché altrimenti ci si prestiamo a malintesi, arrivano compratori fasulli da destra e a manca e noi abbiamo bisogno di chiarezza. Il nostro è un appello, ripeto, alla città, perché ci sia unione, ma non deve essere colto come in un momento sbagliato, perché noi siamo sempre vicini alla squadra, siamo vicini al mister, non deve essere visto come un momento di rottura, ma semplicemente come un momento di chiarezza e un appello all'unità di tutte le componenti. Dobbiamo davvero stringerci intorno. Il mese di maggio, questo mese di maggio sarà fondamentale per le nostre sorti. E sappiamo bene che in una società, in una realtà economica come Cosenza, soprattutto in periodi di questa forte epidemia, che non ci sono le forze economiche, una malaugurata retrocessione in terza serie, in Serie C, ci vedrebbe sprofondare nel baratro. D'altronde l'abbiamo visto che sono voluti 15 anni per tornare in Serie B. Non vogliamo ritornare in Ma questo poi se va baratro. via questo mercante del Tempio, tu pensi che c'è qualche altro mercante che scende in campo in questo momento difficile, scusa. E questo voglio dire. Fabio, ma Mi allora che il mercante, che vanno, presidente che va via. dica Allora, con poniamo il caso, forza. Guarascio va via, va bene. Dice sì, quello porta la squadra al sindaco, ma non è così facile portare una squadra al No, no, sindaco. non è fatto. Ma allora che ha maggior ragione che lui ci dica che cosa. A noi l'ignavia non va bene, Fabio. L'ignavia non va bene. Non deve farsi scivolare tutto addosso. Queste Sì, contestazioni, ho capito, anche ma esagerate, lui io deve reagire in qualche modo. ho Deve capito. dirci: io tengo a questa squadra, ho sbagliato il mercato, perché purtroppo, Franco, Fabio, dobbiamo dirlo, il mercato di riparazione di gennaio non è stato un mercato indovinato. Non è stato un mercato Ma indovinato. glielo ho detto Allora, questo io, io ho avuto uno esatto. scontro diretto con lui, ma ripeto, io ho detto, caro avvocato, che anche ad Antonello, che secondo me forse si poteva evitare ora questa presa di posizione vostra. Ripeto che è legittima, è No. giusta, dico io, vabbè, contesto e faccio sta lettera aperta. Ripeto, poi è ovvio che ci sono stati tanti striscioni per la città di Cosenza, no? Guarascio vattene, lo sappiamo tutti che ormai è così, quindi non è più ben visto alla tifoseria cosentina. Però io mi chiedo e vi chiedo, va via Guarascio, no? Dice, sì, ma poi arriverà qualcun altro. In questo momento difficile, sai benissimo che oggi uno, se ci chiedi 100 euro, ti taglia la mano, no? Quindi detto, oh. Quindi voglio dire, di cosa dobbiamo parlare? Dobbiamo cercare esclusivamente, forse in questo momento difficile, di fare quadrato, come abbiamo detto, con questi ragazzi, perché anche Ma loro, questo non, ma ma anche questo loro, guarda, sicuramente, ma tu una pensi cosa con non esclude l'altra, un giocatore Fabio. che ascolta, no? E sente tutte queste lettere dure, questi striscioni, tutte queste cose, no, non pensi No, che ma la loro. nostra lettera non devi paragonare allo No, striscione, sono due vabbè, ho cose capito. Voglio dire, diverse. questo con tutto Attenzione. la. Il Questo nostro è con tutto l'altro soltanto che c'è ora in essere. un Sì. bisogno di confronto,
abbiamo bisogno di un confronto. Ma quello che allora che ti fa il confronto oggi, avvocato, non è che risolvi il problema. Allora io adesso sto dicendo che il confronto adesso lo devono fare, la palla passa ad Occhiuzzi con tutti i 22-25 della rosa, cioè sono loro che hanno la palla oggi, quindi noi possiamo parlare di qua fino a dopodomani, potete fare tutte le contestazioni che vogliamo, ma il problema è uno solo, che Roberto Chiuzzi insieme a questi 22-23 giocatori sabato, quando inizia di nuovo questo torneo, stanno in mangiare l'erba giù campo, cioè devono dimostrare, ma questo sempre e se no è inutile che parliamo, e qua fino a dopodomani potremo parlare, hai capito? Sempre e comunque, però io vorrei anche che la società, il presidente, sì, prende una posizione forte, protegga questo gruppo, non lasci questo allenatore che è rimasto ed è stato anche, posso dire, messo in discussione purtroppo a causa dei risultati negativi. Voglio che lui protegga con la sua forza, d'altronde non è arrivato ieri, è arrivato ormai da 11 anni, voglio che protegga questo gruppo e lo porti verso un ennesimo miracolo sportivo, perché lui è capace anche di fare questi miracoli. Ma tu pensi che se fosse venuto qualche altro allenatore al posto di Occhiuzzi la cosa cambiava a questo punto? No, perché? No, non dico questo. Certo, Roberto Occhiuzzi deve ritrovare un po' anche se stesso, perché sì, un po' di confusione anche lui in testa ce l'ha, in maniera, lui è un ragazzo umile, è un ragazzo attaccatissimo a questi colori, è cresciuto, anche lui sa quali sono stati gli sbagli finora, altrimenti non avrei finito 2 punti in classifica. Ma nulla è perso, noi abbiamo anche uno spareggio play-out su cui possiamo guadagnarci una salvezza sul campo. Va, speriamo. Ripeto, c'è bisogno in questo momento di una chiarezza anche sul futuro, perché dalla chiarezza sul futuro possono dipendere anche i risultati di oggi. Allora ti passo l'avvocato Carmelo Ambrogio. Carmelo, vuoi chiedere qualcosa al collega? Prego. No, io più che altro rispetto quello che ci sta dicendo l'avvocato, però ritengo che i processi vadano fatti a fine stagione. Non è un processo. Perché sì, i confronti in questo momento, io almeno personale, poi ripeto, io rispetto l'opinione di tutti, in questo momento bisogna fare quadrato, non bisogna attaccare, perché anche lo scorso anno lo ricordo a me stesso, prima della pausa Covid il Cosenza era spacciato e poi c'erano già le contestazioni in atto. Sì. Invece dopo che il Cosenza ha reagito e si è salvato, praticamente la società, i giocatori sono diventati dei campioni, il presidente è stato portato alle stelle, allora, mentre in questo momento... Ma noi vogliamo allora, che questo sì, si possa ripetere, però allora, avvocato, c'è bisogno di chiarezza. Avvocato, rimani qui, c'è Salvatore Miceri, se non mi sbaglio, sulla linea anche telefonica in diretta con noi. Salvatore, mi senti? Buonasera a tutti. Buonasera Salvatore. Allora, un attimo, perché se non mi sbaglio abbiamo la pubblicità delle 21:55. Io direi di fermarci, restate buoni così come siete, perché ritorniamo subito dopo questa, un minuto soltanto di pubblicità, ritorniamo in diretta insieme a voi. Salvatore, un attimo soltanto anche a lei, avvocato, un attimo. Prego. Grazie. Prego. Ci siamo. Eccoci qua. Siamo ritornati in diretta, allora eccoci qua in diretta con Al Lupo al Lupo, insieme a me l'avvocato Carmelo Ambrogio, naturalmente insieme a Franco Florio, allenatore. Abbiamo un collegamento Skype, l'avvocato Stefano Ricci, che è il direttivo di Cosenza, Associazione Cosenza nel Cuore. Stiamo discutendo questa lettera, insomma, fatto bene, fatto male, insomma... è fatta, e quindi penso che Guarascio l'ha letta sicuramente, e insieme a me in collegamento da Amantea c'è Salvatore Miceri, ex nostro calciatore del Cosenza, del Venezia, del Napoli, del Catania, della Amantea, insomma, del Fasano, Piacenza, tutte, Salvatore, quante sono? Ti manca la Sampdoria, la Ternana. Vabbè, ma io ho detto qualcuna così. Però la Sampdoria, scusa, la Sampdoria era questa, voi ad Amantea avete la maglietta blucerchiata. Sì. Ecco, mi ricordo bene. Allora, Salvatore, un attimo che chiudiamo il discorso con l'avvocato Stefano Ricci, che sì, forse, ecco, avvocato, concludendo, cosa vogliamo aggiungere, cosa vuoi dire a Guarascio, visto che molto bene sta vedendo la trasmissione, cosa gli vuoi dire? Noi chiediamo semplicemente che lui esca un po' allo scoperto, ci dica un pochettino quali sono le sue intenzioni, sia in caso di augurata salvezza, sia di malaugurata, non lo voglio neanche dire, quello sì, che potrebbe accadere, quali sono le sue intenzioni?
Che progetto ha per questa squadra, considerato che abbiamo un direttore sportivo in scadenza e che tanti danno ormai su altri lidi? Cosa intende fare per proteggere questo gruppo? Noi abbiamo bisogno che lui dia sicurezza anche a questo mister, a questo allenatore, a cui aspettano quattro battaglie col coltello fra i denti. Noi lo ringrazieremo sempre per aver tenuto i conti a posto in una realtà economica come Cosenza difficilissima. Avvocato, rilassati un pochettino. Avvocato, rilassati, vai più indietro, se no non ti vedo con l'obiettivo. Bravo, se tutti. La quinta città d'Italia, sì. Languisce in Serie C, la quinta città d'Italia. Bari, investimenti milionari, e in Serie C farà i playoff e cambia per l'ennesima volta allenatore. Noi siamo contenti di avere una società sana, però una società che deve dare anche un minimo di respiro a questa tifoseria. Ripeto, non sono processi, è soltanto un'esigenza di confronto. Come associazione Cosenza nel Cuore, da anni chiediamo questo confronto col presidente. Ci ha trattato sempre un po' da ragazzini. I ragazzini di Cosenza nel Cuore hanno 50 anni da qualche giorno, quindi non sono più ragazzini. Abbiamo bisogno di crescere e che questa società deve crescere. Quindi lui ci deve dire chiaramente: io voglio continuare questa avventura col Cosenza, lo voglio fare in maniera forte, voglio che la città possa sentirsi protetta, perché Cosenza è una piazza importante, importantissima. Abbiamo Salvatore Miceli, che è una nostra vecchia gloria, è un calciatore che ha rappresentato questa società. Abbiamo tradizione da vendere, abbiamo una piazza calcistica importante che va a difesa. Quindi, presidente caro, cosa vuoi fare? Dicci le tue intenzioni. Noi siamo pronti ad ascoltarti senza contestarti in maniera pregiudiziale, come molte volte ascoltiamo. Però tu dacci un tuo segnale forte di presenza. Non vogliamo più ignavia, non vogliamo più questo atteggiamento passivo che fa preludere al peggio, caro Fabio. Atteggiamenti passivi non ne vogliamo, vogliamo presenza forte, come fanno i suoi colleghi. Pulcinelli dell'Ascoli, caro Fabio, l'Ascoli ha fatto un signor mercato l'Ascoli, nonostante abbia perso 6 punti col Cosenza, perché noi gli abbiamo preso 6 punti all'Ascoli, è a 37 punti signor attaccante come Dionisi. E magari l'avessimo noi Dionisi, caro Fabio. Quindi cerchiamo di fare necessità virtù. Io sono convinto che questa squadra, i mezzi tecnici per salvarsi, ce li ha tutti. E anche un bravo mister l'ha dimostrato. Vabbè, adesso avvocato, fammi un in bocca al lupo ai ragazzi, ad Occhiuzzi per sabato, vai, come vuoi tu, vai, prego. Per in vista del primo maggio, ricordiamoci che noi il primo maggio abbiamo fatto una bellissima partita salvezza contro il Venezia, con quella meravigliosa rovesciata di Tutino che è ancora ai nostri occhi. Allora, che sia un altro primo maggio di riscossa, parte un mini torneo di quattro giornate. Noi sappiamo che questa squadra può farcela, e deve farcela però credendoci, perché comunque ha una tifoseria importante alle spalle. Okay, forza lupi sempre, avanti o popolo. Vabbè, primo maggio avanti o popolo alla riscossa, va bene, avanti così alla riscossa. Vabbè, bravo, un abbraccio, ciao, grazie all'avvocato Stefano Ricci. Grazie. Allora Salvatore, buonasera, benvenuto in diretta, Salvatore Miceli. Buonasera a tutti. Che praticamente so che vi siete visti oggi da Mantea, perché visti. Franco Florio va sempre. Ciao Salvatore. Vita sua seconda casa da Mantea. Seconda casa da Mantea. Io sono originario da Mantea. Ah, vedi, allora. Il mio nonno era di Mantea. Confermo. Allora Salvatore, che vogliamo dire? Addirittura ti avevano dato la scorsa settimana, poi l'abbiamo smentito in diretta sulla panchina del Cosenza, quindi è una cosa no, che... No, guarda, dimmi. Ti dico subito in tutta sincerità, guarda, al di là del discorso della settimana scorsa, che è un qualcosa che, come ti avevo detto, ho subito smentito, no? Sì. E comunque, come dicevo la settimana scorsa, bisogna portare grande rispetto a questo allenatore che si chiama Roberto Chiuzzi, perché comunque, lo ribadisco per l'ennesima volta, è stato capace insieme ai ragazzi di fare un miracolo sportivo, con l'auspicio che anche quest'anno riesca in questa grande impresa. Solitamente, ecco,
Guarda, la cabala, no? A volte uno pensa, anche l'anno scorso ci fu una sospensione, vi ricordate? Sì, sì, infatti. Quest'anno si sta ripetendo la stessa cosa. Che, come dire, spero che tutto questo porti bene. E sinceramente penso che l'unico tecnico che in questo momento può salvare il Cosenza si chiama Roberto Occhiuzzi. Perché? Perché a un mese, 10 giorni, poi, perché alla fine in 10 giorni giocheranno 4 partite, chi meglio di lui può conoscere questo ambiente? Roberto non so da quanti anni lavora nel Cosenza, chi meglio di lui? Di conseguenza io faccio un grosso in bocca al lupo, perché lo merita lui, lo merita la squadra, lo merita la città, e colgo l'occasione per mandare un messaggio ai tifosi del Cosenza di stare vicino a questa squadra in questo momento particolare così difficile, perché lo merita. Il Cosenza e Cosenza merita il patrimonio della Serie B, questo è il mio pensiero sinceramente. Allora, e anche quello di Alberto Urban, se non mi sbaglio, perché anche Alberto ha difeso a spada tratta l'operato di Occhiuzzi. Addirittura Alberto, che abbiamo in collegamento da Cava dei Tirreni, Salvatore, praticamente ha detto che nel girone di andata il Cosenza era lì, era sul pezzo, ha fatto le partite importanti. Ma guarda, sinceramente, ciao Alberto, sinceramente, ciao, sinceramente, guarda, a parte queste ultime 2 partite, soprattutto quella di Venezia e poi Pisa, il Cosenza comunque se l'è sempre giocato un po' con tutti. Ecco, quindi quell'atteggiamento visto in campo è stato un po' un campanello d'allarme, però ormai quello che è stato, da oggi dobbiamo tutti remare dalla stessa parte e, come dire, anche con un messaggio di in bocca al lupo, stare vicino alla squadra, stare vicino al tecnico, stare vicino al direttore sportivo, che è quello che è sempre comunque al campo. Cioè, quelli che sono in trincea sono il gruppo squadra insieme al direttore sportivo, quindi noi dobbiamo stare vicino a loro con tutte le nostre forze e far sentire questo calore, no? Certo. Perché a volte anche una sensazione del genere, una sensazione, un messaggio positivo possono essere di aiuto, soprattutto infatti in questo momento, Salvatore, questo dicevo adesso, diciamo, non conviene a nessuno fare polemiche e sputare addosso, e per questo ho chiamato l'avvocato Ricci e ha detto che non è una, diciamo, una dimostrazione contro i ragazzi, col presidente vogliono un chiarimento, però ho detto che forse magari in questo momento c'era bisogno solo di tranquillità. Alberto, che vogliamo dire su questo? Intanto buonasera a tutti, ciao Salvatore, buonasera. Ciao Franco, che so che è lì. Ciao Alberto. No, io volevo dire una cosa sola, sono d'accordo con quanto ha detto Salvatore, però è stata una settimana secondo me non tanto bella, perché è iniziato già domenica scorsa, dove è stato annullato anche un allenamento, sì. Si è sfogliata questa margherita, Occhiuzzi sì, Occhiuzzi no, Novellino sì, Novellino no, e poi alla fine quello che secondo me è mancato, un forte comunicato stampa da parte della società che doveva tutelare il mister Occhiuzzi, che doveva dire sì, si è parlato, abbiamo guardato attorno, però abbiamo deciso che il vero allenatore è Occhiuzzi, che ci può portare alla salvezza. Non c'è stato un comunicato forte, io vedo un Occhiuzzi da solo contro tutti, e spero che quello che lui ha dentro, questa grande appartenenza nel Cosenza, che riesca a trasmetterlo a quel gruppo di giocatori, non a tutti secondo me, a quelli che hanno voglia veramente di lottare, di andare in campo, e faccia credere e faccia proprio mettere in condizioni questi giocatori di arrivare all'obiettivo che sono i play-out, e poi magari questo spareggio che poi non si gioca, ma queste finali bisogna vincere come dicono tutti. E vedo un Occhiuzzi contro tutti, un Occhiuzzi lasciato da solo, perché io mi aspettavo che la società facesse questo comunicato dicendo Occhiuzzi è il nostro allenatore, noi crediamo in lui ed è l'unico che ci può salvare, e io ci credo in Occhiuzzi, perché ho sempre detto, a parte quello che ha fatto l'anno scorso, ma ha dimostrato insomma che è un tecnico importante, che è un tecnico preparato, è un tecnico di prospettiva, però adesso bisogna trovare queste motivazioni che abbiamo sempre detto,
Che poi che succede, Alberto? Vedi, quando escono notizie, tutti questi siti, ma una volta non c'erano questi siti, non c'era veramente, c'era lui 28 anni fa, pochissime televisioni, pochissime. Adesso esce con Occhiuzza lavora a Roma, poi con il Real Madrid, poi lo mandiamo qua. C'è tutte queste cose, forse in questo momento è meglio evitarle o no? Che dici, Alberto? Ma secondo me Occhiuzzi questo non viene sviato da queste notizie sicuramente, no? Anche perché lui. Sì, no, ma non hai capito seduta. perché dai la possibilità a questi benedetti social o maledetti social di, se tu fai un articolo praticamente che succede, tutti sinadì approfittano per scagliarsi ancora di più contro l'allenatore o contro il giocatore o contro i presidenti dei tecnici. Io Fabio ti dico che io punto tantissimo in questo momento su Occhiuzzi e spero ci porti a questo grandissimo traguardo. Io non vedo la società, io purtroppo lo devo dire, Cosenza ha bisogno di un presidente sì aziendale ma anche passionale, che trasmette emozioni, che trasmette sogni. Lui non lo fa questo, non è così. Questo è il desiderio del tifoso. Io non vedo feeling con i tifosi, non c'è rapporto. Io credo sia venuto veramente il momento che, se c'è qualcuno fuori, qualche imprenditore che ha veramente voglia di fare il bene del Cosenza, che venga in aiuto a questa società, perché io non vedo futuro, perché poi non c'è mai programmazione, non c'è mai nulla, ogni anno è così. Franco prima diceva questo presidente ha fatto 10 anni, dobbiamo ringraziarlo. Io sono perfettamente d'accordo, dalla Serie D ci ha portato in Serie B, ma io spero mantenga la categoria e poi capisca anche lui che non, secondo me con questi metodi non si può gestire una società come il Cosenza, una grande società come il Cosenza, in questo modo. Salvatore, che vuoi dire? Poi sentiamo anche Franco e Carmelo. Prego, Salvatore. Guarda, io sono d'accordo con quello che dice Franco Florio, no? Che comunque in 10 anni ci ha portato dalla Serie D in Serie B, ed è proprio per questo motivo che un patrimonio così grande non può svanire in questo modo. Sono d'accordo con Urban, con Alberto, quando dice che ci vuole programmazione. Ma tra l'altro noi tifosi non pretendiamo una programmazione a 3 anni, a 4 anni, diciamo, ma anche la programmazione di un anno. E comunque, Alberto, voglio aggiungere, a Franco dico pure, ok, il presidente è il presidente, ma non dimentichiamo gli uomini che hanno lavorato negli ultimi 3 anni, 4 anni qui a Cosenza. Cioè, Cosenza ha vinto Coppa Italia di Lega Pro, ha vinto i playoff di Lega Pro, salvezza in Serie B, salvezza in Serie B. Se noi andiamo a guardare quelle che sono le spese del Cosenza Calcio rispetto a tutte le altre squadre, qua stiamo parlando di un miracolo sportivo, ma non dell'anno scorso soltanto, ma qui sono 4 anni che si fanno i miracoli. Allora dico, caro e questo presidente, voglio dire, Salvatore, quanti miracoli vogliamo fare? Ogni anno dobbiamo fare miracoli. Sto parlando di programmazione, parlando di passione anche di un presidente che è vicino vicino ai tifosi, cioè il tifoso ha bisogno di sentire un presidente passionale, un presidente, Alberto, che lo riempie anche di sogni, perché Alberto, si vive di sogni, Salvatore. Sì, cioè noi abbiamo avuto un presidente come Caratelli. Non parlate di sogni, se no arriva Marzullo qua, Non parlate Alberto, che già l'orario che lo vede. Lasciamo per sé. Abbiamo avuto Pagliuso, abbiamo avuto Caratelli, abbiamo avuto dei presidenti che veramente hanno messo tempo e denaro in questa società, magari anche sbagliando, per questa voglia magari di dare tutto al tifoso. Questo è vero, perché tante volte bisogna essere anche aziendali. Però Alberto, l'hai detto tu, Salvatore, Alberto, miracolo e siamo saliti. Miracolo, l'anno dopo ci siamo salvati. L'anno scorso non ne parliamo con Occhiuzzi, ha fatto un miracolo veramente incredibile. Ma quante volte può riuscire questo? Hai capito, Salvatore? Sì, io sono d'accordo con quello che dice Alberto, cioè mi trovi pienamente d'accordo, cioè noi siamo stati già graziati per 3 anni consecutivi. Ora dico, questi benedetti miracoli non possono avvenire tutti gli anni, e allo stesso tempo dico che i tifosi del Cosenza sono sempre stati al fianco del Cosenza, nel bene e nel male, perché comunque anche in Serie D il Cosenza ha avuto il massimo degli spettatori, quindi...
Io l'ultima volta che ho sentito Trinchera, sapete cosa mi ha detto? Che la parte più bella di Cosenza sono i tifosi, e voi sapete quante critiche ha ricevuto Stefano Trinchera anche da alcuni tifosi. Quindi, cioè, io dico, qua non si può lavorare sempre in emergenza, e voi tutti sapete benissimo in che condizioni lavora lo staff del Cosenza Calcio. Allora, come diceva prima l'avvocato dell'associazione Cosenza nel Cuore, è giusto che ci sia un chiarimento, ma per, come dire, migliorare quella che è poi dopo anche il futuro, no? Certo. Del prossimo anno, perché così non si può continuare con questa incertezza continua. E poi un'altra cosa aggiungo, guarda, anche quest'anno voglio un attimino ricordare, andate a vedere quanti giocatori ci sono a scadenza del Cosenza o giocatori in prestito del Cosenza. Se voi rimangono i giocatori, rosa, Salvatore, quest'anno? Se i calciatori rimangono, e come si fa? Come si fa a sperare che ci sia programmazione quando ogni anno succede questo? O chi è andato in ritiro con quattro giocatori quest'anno? Alberto, tu hai giocato prima di me, e anche a livelli molto più alti di ascolta, è la verità. Dico, se tu sei un giocatore sotto contratto del Cosenza, giocare in Serie B o giocare in Lega Pro, non so se poi ti brucia retrocedere o meno, sei d'accordo o no? Se un giocatore in mezza scadenza o un giocatore in prestito, la maggior parte sono già 3 anni che il Cosenza ha tutti questi giocatori in prestito, perché quando il direttore sportivo va al calciomercato ha 3 euro in tasca per fare il mercato, parliamoci chiaro, e cosa volete o cosa pretendiamo? Anzi, ragazzi, qua sono 3 anni che abbiamo hanno fatto i miracoli. Benissimo. Ora dico, siccome non è più il momento di fare le questo polemiche, Salvatore, che dobbiamo tornare, Salvatore, un attimo, bravo, adesso dobbiamo concentrarci, dobbiamo tornare al presidente, perché così non si può andare avanti. Allora, dire. Questo sentiamo Carmelo e Franco, qui abbiamo Franco, Florio e Carmelo Ambrogio. Allora Franco, che vuoi dire su questo? Io sono d'accordissimo con quello che hanno detto, non ci sono dubbi. Trinchera ha fatto i miracoli, sono anni che sta lavorando a Cosenza con tre lire, come diceva Salvatore prima, e quindi con quel budget ha costruito le squadre incredibili. Braia prima e Occhiuzzi dopo hanno fatto dei grandi campionati. Ogni anno chiaramente non è possibile fare sempre dei miracoli. Noi ci aspettiamo l'ennesimo miracolo, quindi speriamo ancora in una salvezza, perché niente però, Franco, io dico una cosa, io non lo so contratti, vabbè, delle altre società, ma questi non penso si parla di 3 lire, questi giocatori 3 lire, quindi, 3 lire sempre buono, in facendo un paragone con le altre squadre. È chiaro che tutti i giocatori che giocano in queste categorie guadagnano dei soldi, ma quelli che giocano in altre squadre guadagnano molto di più. Salvatore, dici. Fabio, se vai a guardare i contratti che hanno i giocatori delle altre squadre, ti posso assicurare che il Cosenza è quello più basso. Sì, ma lo sappiamo, però poi i contratti sono, cioè il budget delle squadre lo puoi andare a controllare, su quello non ci sono dubbi, quindi bisogna fare un elogio al direttore sportivo, un elogio agli allenatori che sono stati qui. È chiaro che non è il momento per criticare il presidente. Io capisco i tifosi, bisogna sempre cercare di essere vicini ai tifosi e cercare di parlare con i tifosi, di avere un rapporto, bravo, il presidente lo deve avere. Però la contestazione doveva essere fatta in determinati momenti. Andiamo in ritiro con 10 giocatori? Facciamo una contestazione. Non facciamo il mercato nella maniera giusta. Facciamo una contestazione a 4 partite dalla fine. Dal mio punto di vista, 4 partite dalla fine, tutti insieme, uniti, cerchiamo di raggiungere il risultato. E poi faremo i conti alla fine. Bravo. Carmelo, sicuramente. Questo è certo, Franco. Sì, no. Qua si stava parlando... No, hai ragione. Alberto, pienamente ragione. Io sono d'accordo con te. Un presidente in questa città, con una passione tale, Cosenza è una città che vive di calcio. Quindi ha bisogno di persone che siano al comando, che vivano di calcio, vivano di passione e che alimentino i sogni della città. Tutti noi stiamo aspettando la Serie A da tanti anni, adesso non è il caso magari parlare di questo argomento qua, però noi
vogliamo il sogno, vogliamo la passione, è chiaro che vogliamo un presidente, tutti quanti noi ci aspettiamo un presidente che sia molto vicino alla squadra e che alimenti questo grande sogno che ognuno di noi porta, porta nel cuore. Prego, Carmelo Ambrogio, vai. Io, guarda, penso che hanno detto coloro i quali mi hanno preceduto, hanno detto un po' tutto. Io, quello che mi sono permesso di dire prima all'avvocato dell'associazione era proprio questo. Non mi sembra oggi il momento, nonostante io sono d'accordo su quello che diceva anche Franco poc'anzi, che i tifosi hanno bisogno del sogno, i tifosi devono credere in qualcosa. Magari il presidente, quindi la società dall'altra parte, non è un presidente, come si dice, sanguigno e quindi è più imprenditoriale come visione, però ripeto, in questo momento io dico che bisogna cercare di stare tutti uniti, quindi partendo dall'ultimo tifoso al presidente, con lo staff e cercare di rimanere dalla stessa parte. Io dicevo, e da lì, e concludo, fare eventuali processi. Io ho detto di questa settimana di chiudere, proprio spegnere i riflettori sul cosiddetto, lasciare la palla ad Occhiuzzi e a loro, perché poi sono loro i veri artefici di sabato. Quindi passa da sabato come altre partite, queste che rimangono. Allora, se hanno la cattiveria, la voglia, la determinazione giusta, la rabbia di tirarsi fuori, lo possono fare solo loro, Alberto e anche Salvatore. Ma poi, perché noi possiamo parlare di qua fino a dopodomani, ma sono loro che vanno in campo. Fabio, sì. Oltretutto siamo a un punto, voglio dire, dai play-out, non è che stiamo parlando, voglio dire, che siamo retrocessi, che siamo quart'ultimi in classifica, voglio dire, a 5 punti dall'Ascoli, questo è vero, però abbiamo delle partite, insomma, con Pescara, con Monza in casa, con un Empoli che probabilmente lo possiamo trovare anche già in Serie A, quindi voglio dire, questo punticino da recuperare con l'Ascoli non la vedo tanto grossa io, dunque le possibilità ci sono. Devi essere bravo, perché fino a 3 partite fa parlavamo di una salvezza quasi senza play-out, poi purtroppo noi parlavamo che non veniva mai una doppia vittoria, poi è venuto 3 sconfitte di fila, e questo veramente ci ha rovinato tutta la classifica. Prego, Salvatore. Guarda, Fabio, sul fatto che sia il momento di chiudere tutte le polemiche, sinceramente è un qualcosa che viene naturale, no? Per chi ama il Cosenza, per chi tifa veramente in maniera sana il Cosenza, ok? Detto questo, tutti noi, l'ho detto anch'io prima, ci dobbiamo stringere in questo momento e far sentire il nostro calore, il nostro sostegno, il nostro supporto, perché purtroppo lo stadio è chiuso e non possiamo farlo allo stadio. E allo stesso tempo sono sicuro che Roberto Chiuzzi, che lavora a stretto contatto con Trinchera tutti i giorni sul campo, sia una persona che, anche se non ha grandissime esperienze come allenatore in prima, però ha quel carattere da calabrese vero. Lui è un ragazzo di Cetrare, uno che si è fatto da solo, uno che ha fatto grandi sacrifici. Guarda, io sono sicuro, Fabio, che Roberto si lascia scivolare tutto addosso, perché è un grandissimo professionista. Io è un augurio, è un grosso in bocca al lupo che voglio fare, perché lui più di tutti merita questa salvezza. Io mi associo. Aggiungo però una cosa, Fabio, no, dire. Perdonami. Sono in chiusura, Salvatore, volta, prego. Che sia l'ultima volta, e me lo auguro come tifoso del Cosenza, come ex giocatore, come ragazzo di Amantea che viene dalla provincia di Cosenza, sia l'ultima volta che dobbiamo fare questi discorsi. Vabbè. Io, presidente, dico, si avvicini un po' di più a questa città fantastica, che comunque volere volare, lei ha dato tanto, il presidente Guarascio ha dato tanto, allora, ma la città di Cosenza e i tifosi del Cosenza hanno dato tantissimo. Salvatore, le io ti... più grandi a livello sportivo... Ti interrompo perché... Dobbiamo chiudere, Salvatore, sei stato gentilissimo, ci associamo grazie tutti. A voi. Ciao, grazie. Ciao, Salvatore. Ci associamo tutti al tuo al lupo. Allora, Alberto, grazie ancora una volta, ci sentiamo lunedì prossimo, prima la festa tua, la festa dei lavoratori, la tua e quella di Franco. Vabbè, comunque, avanti o popolo la riscossa, quindi bandiera rossa per primo maggio. Grazie a Franco Flori, grazie Fabio. Siamo dipendenti INPS adesso. Grazie a Franco Florio, grazie a Carmelo Ambrogio e grazie ad Alberto Urban. Alberti, una buona serata, grazie a tutti voi per
Un abbraccio a tutti. Essere stati insieme a noi, la linea la giriamo alla regia centrale perché da qui a poco c'è il TG10. Da Fabio Dippolito è tutto. L'appuntamento è a lunedì prossimo. Una felice sera. Grazie a tutti voi.